chiamo Giovanni Bonfanti, ho 19 anni e sono uno dei difensori della Sampdoria Primavera. Io sono nato a Milano e il mio percorso calcistico è iniziato all'età di 4 anni in un oratorio vicino a casa. Dopodiché mi sono spostato in una squadra dilettantistica, sempre vicino a casa mia. E dopo si è rilevata l'opportunità di andare all'Atalanta, dove ho trascorso 6 anni. Quest'estate è arrivata la chiamata della Sampdoria. So che il direttore Invernizzi mi cercava fortemente e io ho preso questa decisione di venire qua. Volevo giocare con più continuità e fino adesso posso dire che sono molto contento della decisione che ho preso e sono soddisfatto. Sono un difensore che gli piace giocare con la palla, che però non lascia indietro la fase difensiva, che è forse la cosa più importante per un difensore, e per questo mi piace giocare con la difesa 3, dove i centrali possono essere dei registi, ma allo stesso tempo devono difendere. Da piccolo facevo il centrocampista centrale, ma con il corso degli anni sono stato spostato nell'area difensiva. Nel mio ruolo ci sono tanti esempi di difensori fortissimi, ma in questo caso posso dire che un esempio che ho preso durante quest'anno è Colley della prima squadra, che è un difensore forte, intelligente e soprattutto molto umile, che quando mi è capitato di allenarmi in prima squadra è sempre stato gentile e disponibile ad aiutarmi. Con Mister Tufano fin dall'inizio mi sono trovato benissimo, anche nei primi giorni o durante il ritiro, quando magari non andava bene qualcosa, quando ero in difficoltà, comunque sono stato tranquillo, anche quando lui ti sprona devi stare tranquillo perché lo fa per il tuo bene. E per adesso posso dire che mi ha fatto crescere moltissimo e devo essergli grato. I compagni mi hanno accolto molto bene in questa squadra e in campo Jerry Yepes e Gigi Aquino mi hanno dato tanti consigli e mi hanno fatto entrare in gruppo velocemente, aiutandomi ogni secondo in campo. Per me andare ad allenarmi in prima squadra è sempre un onore, è un momento per migliorarmi. E ogni allenamento do il massimo e comunque osservo tutto e tutti. Il giorno della rifinitura di Milan-Sampdoria, a fine allenamento, io insieme ai miei compagni della primavera stavamo salutando il mister e Giampaolo mi fermò e mi disse: tu fermo che ti porto a Milano. E per me è stato un momento veramente emozionante, perché la prima chiamata in Serie A, poi a San Siro vicino a casa mia, una cosa veramente bellissima. Arrivato nello spogliatoio, ho preso il telefono, ho scritto subito nel gruppo della famiglia e non ci credevano neanche loro, infatti mille messaggi: non ci credo, non è vero. Io gli ho detto: è vero, adesso vi piglio i biglietti. Per andare alla C Hotel per il pranzo mi ha accompagnato Sensi, che è stato disponibile con me, mi ha aiutato in quel momento un po' di imbarazzo, un po' di emozione, e per me è stata veramente una cosa unica. Entrare a San Siro come giocatore è stata un'emozione veramente unica e irripetibile. È il sogno che avevo fin da piccolo. Io da ragazzo ero abituato ad andarci in tribuna o in curva, invece mi sono ritrovato in campo per una partita di Serie A. È stato veramente una cosa molto importante per me e che mi terrò nel cuore.